La parola continuità è giusta perché in questi 3 anni ho apprezzato notevolmente il lavoro fatto dall'amministrazione uscente, quindi credo fortemente nella continuità del metodo utilizzato, che era un metodo finalizzato veramente al perseguimento dell'interesse pubblico. Ovviamente bisogna sempre tenere conto delle esigenze che via via cambiano e sopraggiungono nella città, quindi continuità, ma sicuramente cambiamento e rinnovazione. Questo è certo, soprattutto in un'epoca in cui stiamo uscendo da una pandemia di natura enorme, quindi dovremo affrontare tutti i problemi che sono derivati da questa pandemia. Credo che sia un bellissimo segnale il fatto che, di aver posto a capo di una squadra una donna. Sono la prima donna candidata a sindaco nella città di Francavilla. Quindi non solo sarò il primo sindaco, ma a Francavilla nella sua storia non ha mai avuto neanche una donna candidata a sindaco. Quindi già questo è un segnale di rinnovazione, un segnale di rinnovazione che non è un caso, è arrivato da una squadra che ha creduto fortemente nelle donne, nel fatto che la presenza della donna sia fondamentale per mandare avanti la città. Abbiamo puntato moltissimo al turismo, dobbiamo proseguire con la destagionalizzazione del turismo perché dobbiamo far sì che Francavilla venga frequentata e visitata anche in altri periodi dell'anno e quindi sicuramente dobbiamo puntare fortemente al turismo, all'aumento della ricettività, perché quest'anno abbiamo avuto un boom di presenze, non siamo stati in grado di ospitare tutti, quindi anche questo è un tema che si pone, ma vediamo che già ci sono dei privati che hanno creduto in questo cambiamento e stanno nuovamente investendo sulla città proprio per realizzare strutture ricettive. Gli obiettivi sono tanti, stiamo partendo già stiamo probabilmente ottenendo già un finanziamento per la realizzazione della pista ciclopedonale dal nuovo ponte sul mare fino alla zona sud. Ci saranno obiettivi che riguardano la riqualificazione delle zone verdi, delle zone più interne. E l'ultimo obiettivo, quello più ambizioso, al quale io punto moltissimo e potrebbe veramente essere l'occasione giusta, è quello dello spostamento del tracciato ferroviario. Noi contiamo e speriamo, lavoriamo per vincere il primo turno, non abbiamo assolutamente paura del ballottaggio, percepisco un grande entusiasmo, quindi sono molto fiduciosa e vedremo se riusciremo a chiudere questa partita al primo o al secondo turno.